Buongiorno e ben ritrovati. Vi propongo un rollè semplicissimo da preparare. Un rollè ripieno di patate e funghi porcini e con un contorno di patate arrosto. Sarà un secondo piatto unico, perfetto per tante occasioni, da una cena informale fino a un'occasione importante. Inizio preparando il ripieno. Metto appena un filo d'olio in padella. Aggiungo uno spicchio d'aglio e 200 g di salsiccia che ho sbriciolato e farò soffriggere tutto. Aggiungo ora 180 g di funghi porcini, non è stagione, sto usando quelli surgelati. Un pizzico di sale, un po' di prezzemolo, copro con un coperchio e lascio cuocere per 15-20 minuti, fin quando i funghi porcini non saranno morbidi e cotti. Ho qui 500 g di patate che ho lessato, le condisco con sale, pepe, un po' di noce moscata, un filo d'olio e le schiaccio con una forchetta. Alle patate aggiungo un uovo e 2 cucchiai di parmigiano e mescolo ancora. Perfetto così. Ho qui una lonza di maiale tagliata a libretto, aperta a libretto, di circa 600-700 grammi. La massaggio con un po' di sale e di pepe su entrambi i lati. Distribuisco poi il composto di patate sopra il pezzo di carne. E distribuisco ora sopra le patate, i funghi e la salsiccia. Chiudo ora la lonza nel verso della lunghezza. Se fuoriesce un po' di condimento, non succede nulla. Faccio poi passare lo spago per arrosti, sotto lo annodo, faccio un'asola, infilo dentro e tiro. Di nuovo ho legato la lonza e ora posso spostarmi ai fornelli. Verso nel tegame un paio di cucchiai d'olio, ci poggio dentro la lonza, aggiungo 2 rametti di rosmarino e 2 foglie d'alloro e lascio rosolare bene su entrambi i lati. Sfumo con 80 ml di vino bianco. Aggiungo mezzo mestolo di brodo e delle patate che ho tagliato a spicchi grandi. Mettete tutte quelle che vi entrano nel tegame, anche 800 grammi, 1 chilo, così saranno un contorno completo.
appena un pizzico di sale sulle patate. E questo lo faremo cuocere per 40 minuti con il coperchio a fuoco basso. Le patate si cuoceranno insieme alla carne e dopo 20 minuti gireremo la nostra carne. Sono passati 40 minuti, posso spegnere e togliere. Appoggio la carne su un tagliere e la libero dello spago e lo taglio a fette. Ho messo il rotolo tagliato su un piatto da portata. Accompagno con le patate e bagno la carne col fondo di cottura. Il nostro rotolo di maiale ripieno di patate, salsiccia e funghi è pronto. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani.